Si torna nuovamente in campo al Palafrenera di Chieri per il recupero della 12ª giornata, ultimo impegno casalingo bianco-blu di questo girone di andata ed anche l'ultima partita per Bergamo che completa così la prima metà di campionato. Le due compagini, che si erano già affrontate lo scorso 28 agosto in occasione dei quarti di una rivisitata Supercoppa italiana, hanno schierato formazioni cresciute. Alla fine però la vittoria netta per 3-0 è della Reale Mutua Fenera Chieri. Nel primo set, coach Turino esaurisce i propri time-out discrezionali sul 12-6. La formazione bianco-blu ha infatti in Mazzaro la sua principale arma offensiva, a referto con ben 6 punti e il 67% in attacco. La formazione bergamasca è anche sfortunata, con le due chiamate di videocheck che premiano sempre le avversarie, che chiudono così la frazione sul 25-17. Nel secondo parziale, la Reale Mutua lascia nuovamente poco spazio alla formazione aerobica, nonostante la maggior fallosità a servizio. Bergamo è capace di annullare solamente una palla set delle 8 a disposizione di Chieri, arrendendosi nuovamente sul 25-17. Spingono fin dalle prime azioni le bianco-blu nel terzo set. Bergamo chiama i due timeout già sul 6-2 e di nuovo sul 9-2 e soccombe sotto i colpi precisi di Grobella e Zambelli. Sono i fondamentali di muro e ricezione a fare la differenza per Chieri, che sigla così il 25-17 finale per la terza volta di fila. Chieri arricchisce il suo bottino personale con altri 3 punti, raggiungendo così quota 21 in classifica, con ancora i due recuperi da giocare la prossima settimana. Alexandra Franti si aggiudica il titolo di MVP, per lei 13 punti e il 50% in attacco. Proud of the girls tonight. It was a team effort, and you know, I think we have really good positive momentum coming into the next part of the season.